Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum. In questo piccolo episodio andremo a vedere un adattatore che praticamente permette di trasformare delle schede CF, che non so per chi se le ricorda, ma sono le vecchie schede che si utilizzano, i compact flash, che sono queste cose, in SSD, quindi di conseguenza a farle andare velocemente. Ora, questa memoria non è che sia proprio chissà che, però c'è scritto 133x, quindi dovrebbe essere abbastanza veloce. Questa scheda appunto arriva dopo 60 giorni circa, è una scheda molto semplice, creata appunto per fare questa operazione, diciamo, più economica di un SSD. Non so quanto sia performante, però deve essere figa. Allora, questa è la nostra scheda che viene mandata in questo mini, chiamiamolo così, mini proprio sacchettino, e questa è la scheda semplice. Da un lato è SATA, dall'altro è il nostro sistema CF. Si va a prendere la scheda CF, la si inserisce all'interno dell'attacco, come vedete, in questo modo si unisce in tutto uno e poi il nostro sistema è pronto per essere utilizzato sia su portatili e sia su computer fissi, proprio come se fosse una sorta di SSD. Oltre a questo possiamo partizionare, perché queste schede hanno anche la funzione che si possono partizionare, a differenza delle schede SD che una volta che si toglie l'allocazione non si può non si può neanche togliere, quindi di conseguenza questa differenza delle SD normali si può fare. Questo è un sistema veramente molto utile, nei prossimi giorni magari ne andremo a fare anche un test di performance, ma soprattutto di installazione di sistema operativo per vedere un po' come si comporta. Ma per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!